Salve a tutti ragazzi, continuiamo la trattazione delle materie più rilevanti in diritto civile, anche se ormai siamo all'approssimarsi della data dell'esame, comunque sia cercherò di accompagnarvi fino alla fine in questo mio corso amatoriale che ho voluto tenere proprio per voi, del tutto gratuitamente. Una di queste materie rilevanti è quella della responsabilità dell'appaltatore per i vizi e difetti che presenta l'opera che ha ovviamente costruito, per i gravi difetti e in particolare all'azione prevista dall'articolo 1669 del Codice Civile, quindi all'azione che vedremo ha natura tipicamente extracontrattuale, per poi porla in correlazione con l'azione più generale di responsabilità da parte illecita prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile. La Cassazione di riferimento, un'importante sezione unita del 2014, è la numero 2284, ho guardato i punti principali, ora per fare alcune appunto considerazioni, lo voglio fare qui direttamente con voi a video, insieme a voi, anche per permettervi a voi di partecipare a queste brevi considerazioni che andrò a fare. Innanzitutto, come dico sempre, un buon giurista deve partire dall'analisi della traccia dal codice non commentato, andandosi a leggere l'articolo 1669 del Codice Civile, il quale recita testualmente che quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, quindi subito da qui vediamo come l'azione è possibile esperirla solamente nei confronti di beni che siano immobili destinati a lunga durata, quindi costruzione di beni immobili, di edifici, di casa abitativa o altri comunque beni immobili. Se nel corso di 10 anni, questo è il primo termine, dal compimento l'opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione rovina in tutto o in parte, quindi se nel corso di 10 anni dall'ultimazione della costruzione l'opera rovina per difetto del suolo o per diciamo difetto della stessa costruzione, oppure presenta anche il solo pericolo di rovina o di gravi difetti, l'appaltatore è responsabile. Quindi ne risponde l'appaltatore in questi 10 anni dalla costruzione nei confronti di chi? Del committente e dei suoi aventi causa, quindi non solo del committente, ma anche dei suoi aventi causa, ad esempio dagli acquirenti dell'immobile, dagli acquirenti del committente, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta. Quindi questo termine decadenziale di un anno dalla scoperta della denuncia, altrimenti si decadrà proprio dalla possibilità di poter poi esperire il 1669. Quindi nel momento in cui entro i 10 anni il soggetto viene a conoscenza di gravi vizi al suolo o al difetto della costruzione o anche solo il pericolo che questi difetti comportano alla rovina dell'edificio, dovrà appunto effettuarne la denuncia entro un anno dalla scoperta dei vizi. Il secondo comma, altrettanto importante, ci dice che il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia. Quindi una volta che è stata fatta la denuncia, decorrerà un termine prescrizionale di un anno. Bene ragazzi, allora, le sezioni unite sono state chiamate per effettivamente porre fine alla diatriba della natura di questa responsabilità e ci dice che l'articolo 1669 ha una natura tipicamente extracontrattuale. Perché, secondo voi? Beh, è molto semplice, perché la stessa si pone a presidio di interessi di natura pubblica, generale, quali la sicurezza dell'incolumità pubblica da edifici che sono pericolanti o che possono quindi cadere e comportare quindi lesioni o, nei casi più gravi, alla morte dei soggetti che vi sono sia all'interno sia fuori. Quindi, diciamo, come dice la stessa Cassazione Sezioni Unite, l'interesse pubblico alla conservazione e alla funzionalità degli edifici affinché questi non cadano e meno la sicurezza dei consociati. Quindi proprio da qui si può rilevare l'interesse pubblicistico e quindi la natura extracontrattuale, con tutte le implicazioni che ciò ne comporta, nei confronti dell'appaltatore.
Ovviamente, un altro caso discusso è se questi gravi difetti dell'immobile riguardano difetti dell'intero immobile o possono riguardare anche parti di esso. Nel sistema Oriente, richiamando anche giurisprudenza abbastanza recente, tra la quale la Cassazione numero 84 del 2013, ci dice espressamente che le garanzie previste dall'articolo 1669, leggo testualmente, del Codice Civile, non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio, ma possono consistere in tutte le alterazioni che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, ok, incidono sulla struttura e funzionalità globale, menomando apprezzabilmente il godimento dell'opera medesima. Quindi, come nella traccia che vi posterò, anche singole menomazioni di parte dell'opera che comunque comportano il pericolo di caduta, comunque pericoli di danni strutturali all'opera stessa, permetterà di poter esperire l'azione ai sensi dell'articolo 1669 del Codice Civile. L'altra questione rilevante che si è occupata la nostra, diciamo, la nostra bellissima sezione unita della Cassazione è il rapporto tra l'articolo 1669 e l'azione ex articolo 2043 del Codice Civile, la generale azione, come è noto, di responsabilità a cui hanno da fatto illecito ex contrattuale, chiamatela come vi pare. Allora, e cosa dice la Cassazione delle Sezioni Unite? Che la norma di cui l'articolo 1669 del Codice Civile si pone in rapporto di specialità con la norma generale di cui l'articolo 2043 e non potrebbe essere diverso, perché effettivamente una volta che è esperito il termine di 10 anni, e quindi non è più possibile per il committente o gli aventi causa dello stesso, perché in alcuni casi, però questa è già un'altra questione, anche il committente, qualora abbia impartito le direttive o abbia scelto, lo stesso appaltatore può rispondere di tale azione nei confronti degli acquirenti, comunque questa è un'altra questione, perché quindi decorso questi 10 anni dall'ultimazione dell'opera, e quindi non è più possibile esperire quella azione semplificata per gli acquirenti di cui l'articolo 1669 potranno far valerne la responsabilità sempre nei confronti dell'appaltatore, esperendo quell'azione più generale per quel rapporto di genere a specie di cui l'articolo 2043. Ovviamente, con tutte le conseguenze che ne derivano sul rapporto dell'onere probatorio molto più difficoltoso. L'onere probatorio del 2043 è molto difficile, quindi è più oneroso rispetto all'azione speciale extracontrattuale di quell'articolo 1669 del Codice Civile. Bene, quindi è stato sancito anche questo rapporto di genere a specie. Altre questioni? Ah, giusto, un'ultima questione, sempre che prende la stessa sezione unite, è quando inizia a decorrere il termine prescrizionale, il termine, scusatemi, decadenziale di un anno dalla scoperta del vizio, dalla denuncia del vizio. Allora, quando è che il termine, cioè quando è che effettivamente si può inizia a decorrere questo termine annuale? E ce lo dice la Cassazione, nel momento che il soggetto che fa valere tale azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore sia effettivamente venuta a conoscenza del vizio. E può esserne venuta a conoscenza solamente dopo aver esperito una consulenza tecnica, ma anche prima della stessa consulenza tecnica, cioè la consulenza tecnica non può essere utilizzata per far decorrere il termine annuale della scoperta del vizio e quindi illecitamente avere un termine più lungo, ma sarà il giudice di merito che dovrà controllare nel caso concreto quando il titolare di tale azione sia stato effettivamente a conoscenza del vizio e quindi quando inizia a decorrere il termine di un anno dalla denuncia. Valutazione quindi che, se adeguatamente motivata, non potrà essere soggetta ad impugnazione.
Allora, ragazzi, io spero di essere stato abbastanza chiaro nella mia spiegazione. Comunque, l'argomento è abbastanza complesso. Ho cercato di dividere la mia spiegazione in tre scaglioni, anche per farvi meglio capire e semplificare le tematiche poste in essere dalla Sezione Unite e la loro soluzione. Comunque, auguro a tutti un buono studio e buona in bocca al lupo per l'esame d'avvocato.